tira brutta aria dentro la Lega, dove alle crescenti insofferenze per i rapporti col Movimento 5 Stelle si assommano le tensioni interne per le nomine dei vice segretari federali del partito, tutti legati a Salvini e Nessuno Veneto, così come l'attesa decisione per la nomina del prossimo commissario del partito, anche questo vicino a Salvini e individuato nell'attuale sindaco di Treviso Conte, escludendo il capogruppo di Palazzo Ferrofini, Nicola Finco, più vicino a Zaia. Ultimo sgarbo le nomine nella commissione statuto, che anche in questo caso tagliano fuori i veneti a favore dei componenti tutti collegati al leader del Carroccio. Eppure la Lega in Veneto ha fatto il record di voti e sono in molti a non digerire la linea del capo, che riduce i veneti al mero ruolo di portatori di voti senza che poi a questo segua un reale peso all'interno del partito. Sulla Lega che sarebbe sempre più insofferente proprio qui in Veneto nei confronti dei compagni di viaggio, Movimento 5 Stelle, è vero? Ma un po' sì, perché noi siamo gente molto pratica, siamo lavoratori, siamo imprenditori, siamo abituati a reagire alla negatività come abbiamo fatto con la crisi che ha invaso anche la nostra regione. Abbiamo dimostrato di avere una capacità di reazione muscolare straordinaria. Siamo la prima regione per crescita di PIL e per occupazione. Meritiamo rispetto, è tutto qua, meritiamo rispetto. Non esiste che ci siano ideologie di movimenti politici che possono contrastare questa voglia che ha il Veneto di vivere, di continuare a vivere e produrre. Questo faccia a faccia, diciamo così, spalla a spalla con il Movimento 5 Stelle, dove porta il voto? No, io mi auguro di no, nel senso che io sono stato con Matteo Salvini venerdì, lui è molto deciso nel continuare questa esperienza di governo, l'ha detto lui e io condivido, purché si facciano cose. Invece, tornando alla Lega e a quello che sta succedendo proprio nelle ultime ore, il vice segretario federale, il commissario e la questione della commissione statuto, il Veneto assente, perché? Ma questo lo capiremo, insomma, questa è un'effervescenza tipica di un grande partito che ha anche molte teste. Il fatto che ci sia una dialettica interna non spaventa nessuno. Matteo Salvini, Luca Zaia hanno intelligenza e responsabilità sufficienti per governare anche questi passaggi epocali che hanno visto un partito al 3% in evidente asfissia di consenso ad essere il primo partito d'Italia vicino al 40%. Sono movimenti assolutamente normali che non mi spaventano. La cosa più bella di venerdì, io ero lì, è che Matteo Salvini ha detto che l'autonomia è una priorità. Questo è il dato politico. L'autonomia però senza persone il Veneto lo capirà. Se arriva l'autonomia noi capiamo tutto, non c'è nessun problema, ma ci sono anche le persone. Io sono assolutamente tranquillo a questo punto di vista. Cioè, il nuovo commissario che cosa dovrà fare? Quindi il fatto che sia comunque un uomo vicino a Salvini, che cosa determina dentro la Lega? Ma vicino a Salvini non significa lontano da qualcun altro, sarà una persona gradita al mondo dei militanti leghisti, sicuramente. Deve avere rispetto dei militanti, punto. Senta, il Veneto ha fatto un record di voti qui e non credo che verrà digerito così come un bicchiere d'acqua questa situazione. Era anche un segnale politico di peso all'interno della Lega, no? Ma noi il peso politico ce l'abbiamo all'interno della Lega, ripeto, Luca Zaia e Matteo Salvini hanno intelligenza sufficiente per far quadrare la bilancia. Non teme che Zaia sia tentato di fare una sua lista? Ma figuriamoci, Zaia come il sottoscritto nelle vene non ha sangue rosso, ha sangue verde leghista.